Ciao caro. Franci, ma non è una forza mai vista. All'artista da fa. Ovvero, ma ti pare una cosa normale, dai, eh. Franci, molto ecologico. Ma fa chi la nata re. Ma chi venga la forza, non è che dice. Sono artista, cioè. Sono concettuale, mega. Bello e buono, c'è fatica, ma che. Allora, non ho capito. Allora l'artista nasce. A cura di Veronica Longo, Pane e Paolo Antoni, presso Salvatore Serio, Galleria d'Arte in Napoli. Francesco Paolo Antoni. Francesco, lo scorso anno hai esordito al PAN come artista visivo. I tuoi cubetti vengono poi trasformati nei tasselli dei tuoi lavori. Cosa lega appunto i tuoi lavori creati con elementi naturali come la paprika, come il curry, come il pane integrale, alla filosofia di vita del nutrirsi bene? Ecco, ci tengo molto a questo tema, l'alimentazione sana, il buon gusto, il pane che è un elemento primario, l'elemento il più povero, è quello che ci sta più vicino, che può diventare arte, tra virgolette, in questo caso non lo so se è diventata arte, però comunque sì, qualcosa è diventato. E che il pane possa trasmettere dei messaggi o possa trasmettere delle emozioni è fantastico, perché insomma per me è molto importante, anche perché faccio un discorso legato anche a uno sfondo sociale, per cui uso solitamente un pane che è ricavato dai terreni confiscati alla mafia, per cui insomma c'è tutto un discorso anche sociale dietro che mi interessa molto e mi piace molto. Lasciamo un attimino il sociale e poi lo riprendiamo. Parliamo un po' delle origini di Francesco Ragazzo, che era immerso nella fumettistica. I suoi idoli erano Batman, Superman e i fumetti, i cosiddetti paladini di giustizia. Diciamo, indubbiamente no, e sì, questo sì, ma anche ti hanno accompagnato da sempre, vero? Sì. E quanto c'è di questo nel tuo essere attore affermato? Ma ti ringrazio per l'affermato e ti ringrazio soprattutto per l'attore. C'è molto gioco, perché naturalmente i fumetti e i personaggi dei fumetti rappresentavano per me dei personaggi da sogno, no? Dei personaggi che mi accompagnavano da ragazzino, per cui io ci giocavo con loro, ho imparato il gioco in questo senso, e probabilmente questo aspetto del fumetto mi ha dato la voglia di fare dei personaggi, di interpretare dei personaggi, così come erano personaggi i fumetti che disegnavo, perché io ti voglio dire una cosa, io sono stato il primo a Napoli a vendere i fumetti, ad affiggerli a Nanzo Banchi Napoli. Scoop eccezionale. Scoccia a Nanzo Banchi Napoli, ne ho venduti tante che mi comprenavano, dicevo vabbè, ma comunque diciamo che non ero molto, ero affermato, ero molto richiesto, e quindi questo insomma mi ha dato la voglia di continuare a giocare, e siccome un supereroe non potevo fare veramente, perché non mi sono attrezzato per diventare un supereroe insomma, e allora mi sono divertito poi a interpretare dei personaggi inventare dei personaggi che poi supereroi sono insomma, sì. Perché sono i personaggi che ho inventato io, sono ancora rimasti, quindi per me sono supereroi. Robertino ha vinto qualcosa, come no, come per no. Me è un supereroe, quello è un personaggio storico. A proposito di personaggi, no, oggi noi da Salvatore Serio, in questa galleria prestigiosa,
mettiamo a parete delle opere inedite e sono opere che vogliono trasmettere un'ulteriore comunicazione. Diogene con la sua lanterna cercava l'uomo, giusto? Tu sei riuscito a trovare la tua cifra artistica nei mille volti rappresentati da te nel tuo percorso artistico? È una bella domanda alla quale io non ti so dare una risposta, nel senso che Diogene cercava l'uomo, anche io cerco l'uomo, anzi io sono alla ricerca del mio io e appena lo trovo sputo faccia, quando insomma se lo trova Diogene l'ha già trovato. No, non so, insomma, mi diverte l'idea di comunicare attraverso delle emozioni, delle sensazioni, così come ho fatto col teatro, così come ho fatto con i personaggi, mi è venuto in mente di proporre e di cercare di dare delle emozioni, insomma sono opere che in qualche modo rispecchiano la mia vita, no? Sono i temi esistenziali, Atlante che regge un mondo che si disintegra, un Vesuvio che scoppia però che sembra pirotecnico, Totò naturalmente che è uno di quelli che mi ha dato, ti ha accompagnato anche San Gennaro, questo poi il sacro profano San Gennaro Puccinello, perché poi sto facendo l'artista concettuale, né? E insomma sì, mi piace l'idea, mi sembra di aver trovato sicuramente attraverso il mio mestiere, il teatro, mi sembra di essere stato in grado di comunicare delle cose, insomma in qualche modo l'ho fatto. E anche in questo campo mi sto divertendo e sembra che alla gente piaccia, la gente insomma si diverte, la gente sente comunque un'energia attraverso questo pane colorato così in questo modo, per cui sono molto divertito. Poi tra l'altro questa è una cosa che mi fa molto piacere, aver trasformato in arte questa mania di fare i cubetti, perché nasce come una sorta di non so cosa, nevrosi probabilmente, che dovrei anche indagare perché invece i palline faccio... Di solito sono palline. Sono palline, di solito, quindi dovrei indagare, ma non, meglio non indagare. Ma non, quindi l'idea di aver trasformato questa nevrosi, quindi fare i dadini in qualcosa che possa comunicare delle cose, per me è fantastico, un gioco meraviglioso. Come no, come no. Francesco, perché Napoli è una trappola? Ma Napoli è una trappola perché intanto non si può fare a meno di Napoli, se nasci a Napoli, se vivi a Napoli basta viverci per un po' e non te ne puoi più staccare, però è una città malata, è una città complicata, è una città piena di cose negative, piena di cose positive, voglio dire, una città che nel bene e nel male è ricca di cose, però è faticosa, è molto faticosa. Ed è molto faticoso riuscire a fare delle cose a Napoli perché ci stanno tanti problemi, insomma è lungo, non vorrei affrontare questo discorso, però io sono uno dei pochi attori per esempio che non si è spostato mai da Napoli se non per lavoro, io ho vissuto e vivo tuttora a Napoli e questo devo dire è una manifestazione di coraggio, perché purtroppo Napoli ti impedisce di fare veramente tutto quello che vorresti fare, però non ne puoi fare a meno, è una specie veramente, per questo parlo di trappola, perché sì. È una sabbia mobile, perché ti avviluppa, ti avvolge, non riesci a venire fuori, però insomma ci lasciamo avviluppare piacevolmente da una città così bella. Sì. Tu sei sempre affamato di vita. Sì, abbastanza, sono curioso, sono molto curioso, per cui la curiosità mi spinge a voler fare delle cose, a voler conoscere delle cose, a percorrere nuove strade, mi piace molto l'idea di, anche nel mio mestiere ho cercato di approcciarmi a diverse lingue, no? Mi piace la televisione, il cinema, il teatro, il comico, la drammatica, la radio, insomma, secondo me bisogna proprio cercare di viverle quanto più possibile queste cifre, queste chiavi diverse, allora veramente rischi di vivere, se no ti appiattisci che
drammatico, insomma, io c'ero due volte anche in età, quindi... classe 1954, marzo 54. Marzo 56. Insomma, sbagliate di un poco. Il disagio sociale, abbiamo parlato prima appunto di questo taglio sociale che tu dai anche alle tue opere, come sei vicino ai giovani? I giovani che ti acclamano, che ti vogliono bene, come sei vicino a loro? Ma sono vicino a loro perché in qualche modo non mi sento ancora anziano, allora li frequento. Sono vicino cercando di fare delle cose quanto più possibile vicino a loro, mi chiedono di partecipare a delle... a delle cose per il sociale, lo faccio, sono vicino ai giovani che intraprendono questo mestiere, anche se continuo a consigliarli su Amis, perché non è proprio coso, perché già è un mestiere difficile, è stato sempre difficile, negli anni, in questo momento non è difficile, è impossibile, per cui io consiglio ai giovani. E mi chiama da via, insomma, ci stanno tante cose, se vuole fare, ma io che faccio, ma io lo posso fare, pure hanno ragione. Però, insomma, voglio dire, è complicato, ma io ci sto vicino, cerco di aiutarli, cerco di sostenerli, insomma, gli sono vicino come con questo mestiere, ecco. Se mi chiedono delle cose, io cerco di dare quello che so, cerco di trasmettere quello che ho imparato. Per cui, insomma, sì, mi piace molto stare, cercare di essere utile ai giovani. San Gennaro è alle nostre spalle, un'opera bellissima. Sarei quasi tentato di chiederti di quanti tasselli è composta, ma credo che sia... Ma fai una domanda alla quale io purtroppo non so rispondere e mi dispiace assai, perché mi è stato a preparare e avrei dovuto rispondere a ogni domanda, ogni quadro, quanti tasselli hai fatto, hai ragione. E puoi fare la sua. Ho peccato in questo, ho peccato, ma può fare una volta di mano questa domanda? Ci rifaremo. Secondo tutti i tasselli. Ci rifaremo. Allora diciamo un'altra cosa, no? C'è San Gennaro, quanto c'è di mistico e quanto c'è di religioso in Francesco Paolo Antonio? C'è molto mistico, c'è zero religioso. Io non sono religioso, lo confesso, non sono cattolico, credo che la religione sia veramente il dramma proprio del mondo, insomma l'esaltazione che dà la religione non fa altro che... farsi uccidere reciprocamente, quindi va bene, però rispetto chi lo è, ma sono molto mistico, mi piace molto il mistico, l'esoterico, mi piace molto l'energia, San Gennaro è capace di creare un'energia meravigliosa nel popolo, no? La gente sta in la chiesa, si crea qualcosa di veramente di magico, mo lasciamo perdere, si usa anche però certo c'è un'energia fortissima e questa cosa mi piace molto ed è una realtà e quindi la sostengo e la rispetto moltissimo. Poi San Gennaro è comunque una bella figura carismatica. Ci sta o non ci sta, ogni tanto la Rosarella c'è la circa, non so mai Dal PAN ad oggi, dal PAN alla Galleria Serio, è passato insomma, quasi un anno, c'è stata l'evoluzione dei tuoi lavori. Sì. Il punto focale, fondamentale di questa evoluzione, qual è? Ma forse inizialmente, naturalmente, erano un po' più elementari. Mi piaceva molto raffigurare delle cose... in qualche modo che fossero già identificabili. Invece adesso mi sto divertendo a inventare, a esprimermi attraverso i dadini di pane in maniera più fantasiosa, questo San Gennaro che un Pulcinella, ecco. San Gennaro, l'Atlante che il mondo che si disintegra, questo riferimento un po' magrittiano, però comunque sì. Di molta fantasia, quella testa tra le nuvole che insomma mi sto divertendo a dare una
sensazioni, le emozioni diverse e poi anche tecnicamente, naturalmente, sto migliorando perché lo sto facendo più d'impatto, più forte, più grande, più accurati, insomma è chiaro che poi l'esperienza aiuta a migliorare. Sì, sì, poi è un'esperienza maturata sul campo, no? Eh sì, forse. Diciamo che anche tu, come tanti grandi artisti, la mattina calzi l'elmetto e vai in trincea, perché insomma i tuoi personaggi nascono appunto dall'attacco alla vita o dalla difesa alla vita che noi facciamo nelle grandi metropoli come Napoli. Assolutamente, assolutamente, sono tutte esternazioni, no? Di sensazioni, di emozioni, di sentimenti. Per questo poi mi piacciono molto, perché sono le mie sensazioni, sono le mie emozioni, i miei sentimenti, e quindi ci tengo molto a ogni insomma, mo mi portano da volo che non si è mai tipo qualcuno, e sapendo qualcuno poi mi dispiace. No. A proposito di vendere, un applauso alla Galleria di Salvatore Serio, che ci ospita, veramente, insomma è una delle poche realtà vere, sì. Della città, insomma, che è molto attento anche alle novità e alle cose diverse. Vero, 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 vero. Chiudiamo con un augurio alla tua, alla nostra bella Napoli. Alla tua, anche alla mia, alla nostra Napoli. Tanti auguri. Grazie, grazie Francesco.